Benafro di nuovo senza acqua. Questa mattina, infatti, i cittadini si sono svegliati con l'amara sorpresa, che ultimamente sta diventando quasi una costante. Tuttavia, questa volta la mancanza di acqua, a detta del sindaco Ricci, sarebbe stata dovuta ad un guasto elettrico al sistema di pompaggio di Molise Acque verso l'acquedotto cittadino. Il danneggiamento del sistema di pompaggio sarebbe stato causato dal maltempo che ieri ha investito il Venafrano, provocando non pochi disagi alla popolazione, con vento forte e chicchi di grandine di diversi centimetri. A quanto pare, per Venafro e i suoi cittadini non sembra esserci pace per le problematiche dovute all'acqua, siano esse derivanti dalla riduzione del flusso idrico per via della siccità o, come in questo caso, per via di un guasto elettrico al sistema di pompaggio di Molise Acque collegato all'acquedotto della città. Fortunatamente, nella tarda mattinata sembra che il guasto sia stato riparato, a renderlo noto lo stesso sindaco Alfredo Ricci tramite un post sui suoi profili social. Il guasto, afferma il primo cittadino, è stato riparato da Molise Acque, per cui il sistema di pompaggio verso l'acquedotto cittadino ha ripreso a funzionare. Ci vorranno ora i tempi tecnici perché la rete idrica vada a regime. Ricordo che si è trattato di un guasto elettrico, continua Ricci, verificatosi nella notte al sistema di Molise Acque, quindi di un problema differente rispetto a quello della riduzione del flusso idrico per la siccità che viviamo in questo periodo.